A Pescara per Pescara Avellino con Antonio Monaco. 21 gradi, giornata primaverile per questo Pescara-Avellino, con i biancazzurri alla ricerca della conferma interna dopo la vittoria esterna di Parma per 1-0, e l'Avellino che invece al contrario deve riscattare lo scivolone interno nel derby con la Salernitana 2-3. Le formazioni delle squadre: il Pescara di Zeman con Fiorillo in porta, poi Zampano, Bovo, Perrotta e Mazzotta nel pacchetto arretrato, poi c'è Palazzi, Canotè, Brugman in mediana, Mancuso, Pettinari e Benali il tridente nel 4-3-3, naturalmente del Boemo. L'Avellino invece con il 4-4-2 disegnato da Walter Alfredo Novellino, Radu a difesa della porta con Ngawa, Kresic, Suager e Rizzato a fare la linea difensiva, Molina, D'Angelo, di Tacchio e Bidawi a centrocampo, davanti Raul Asensio e Ardemagni. Dirige la gara il signor Daniele Chippi di Padova, linea allo studio. 19:30 nel corso del primo tempo, rimane lo 0-0 tra il Pescara e l'Avellino, ma nel tratto non collegato clamorosa opportunità per gli ospiti, palo pieno con Fiorillo battuto, Raul Asensio ha anticipato il portiere, il pallone si è stampato sul palo, è rimasto lì, non è carambolato in porta, poi lo stesso portiere in due tempi è riuscito a bloccare, ma davvero grandissima opportunità per gli alpini per sbloccare il punteggio. Qualche difficoltà per il Pescara soprattutto in fase di ripartenza, il 20esimo, 0-0 linea Terni. Per Modolo il vantaggio dell'Avellino a Pescara esattamente al minuto 22, dovrebbe essere stato Rizzato indirizzare il pallone all'incrocio dei pali, saremo più precisi da qualche istante, per il momento Pescara 0 Avellino 1 a Telalini. E dunque il vantaggio dell'Avellino, vi diciamo subito che ha segnato Bidawi, che dal vertice sinistro è entrato all'interno dell'area di rigore, ha lasciato partire un tiro a giro molto bello, anche il gesto tecnico del giocatore alpino con il pallone che si è andato a infilare sotto l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Fiorillo Avellino, che qualche istante fa è andato vicino addirittura al raddoppio, un paio di conclusioni ai 16 metri, in due tempi si è salvato lo stesso portiere Fiorillo. Dunque la formazione di Walter Alfredo Novellino ha trovato il vantaggio nel momento migliore, proprio da parte della squadra ospite che stava attaccando dopo aver creato un paio di limpide opportunità, è riuscita a sbloccare il punteggio con Bidò. Adesso si attende la reazione del Pescara. Zampano, un pallone al centro dell'area di rigore, interviene di testa un difensore, per la precisione Rizzato, manda la sfera in calcio d'angolo, lo seguiamo prima di andare a Terni, ma si va per le lunghe perché i giocatori decidono di cambiare posizione e addirittura anche chi andrà a battere dalla bandierina. Siamo esattamente al 25esimo, Pescara 0 Avellino 1 Terni. Pescara. Mi dai la linea nel momento in cui il Pescara va a pareggiare, esattamente al minuto 29, e con Mancuso, un pallone importante sulla corsia di destra, si è sviluppata un'azione di prima alla Zeman per intenderci, il taglio all'interno dell'area di rigore, prima Benali e poi Zampano, assist perfetto al centro dell'area di rigore, si è fatto trovare pronto Mancuso, gran botta, volo di destro sotto la traversa e il punteggio esattamente al 28esimo si è ristabilito tra il Pescara e l'Avellino, è 1-1 al gol di Bidawi, risponde Mancuso e la linea va a Terni. Attenzione Mancuso che qualche istante fa ha avuto l'opportunità per realizzare una doppietta, perché è entrato all'interno dell'area di rigore, ha provato il tiro a giro sul secondo palo che è terminato fuori d'un niente, poteva essere il vantaggio del Pescara. Intanto proprio adesso l'assistente dell'arbitro indica che ci sarà un minuto di recupero, è 1-1 il punteggio, andiamo a Terni. Pochi secondi al 17esimo della ripresa, sempre 1-1 il punteggio tra il Pescara e l'Avellino, Pescara che qualche istante fa ha sfiorato il vantaggio, tiro cross radente di Mazzotta, non ci sono arrivati Benali e Zampano che hanno sfiorato soltanto il pallone, poteva essere una buona opportunità questa per arrivare al punto del 2-1, ma attenzione l'Avellino risponde colpo su colpo agli attacchi del Pescara, tanto che ci ha provato qualche istante fa con Bidawi e Ardemagni che sono stati contratti al limite dell'area. Adesso ancora il Pescara con Benali atterrato al limite dell'area, chiede il calcio di punizione, ma l'arbitro ben appostato, il signor Daniele Chiffi di Padova, dice che è tutto regolare. Siamo esattamente al 17esimo, rimane l'1-1 e la linea va a Terni. 22esimo minuto, Salernitana 1 Frosinone 0 Pescara. Stesso tempo allo stadio Adriatico, sempre 1-1 tra il Pescara
Pescara e l'Avellino, formazione ospite che qualche istante fa ha creato i presupposti per una limpida opportunità da gol con Bidaoui, che è entrato all'interno dell'area di rigore, ha provato prima il tiro di destro, si è portato il pallone sul sinistro, ha messo al centro davanti al portiere Fiorillo. Sono saltati in due giocatori dell'Avellino, tra cui Raul Asensio, che hanno solamente sfiorato il pallone. Una buona opportunità ma grossi rischi per il Pescara. Formazione abruzzese che adesso prova a venire in avanti, un suggerimento per Benali al centro dell'area, il tiro e il pallone incredibilmente fuori. Il tiro, il miracolo da parte di Radu a porta vuota, Zampano solo davanti al portiere da 2 metri è riuscito di piatto a mettere incredibilmente alto sulla traversa. Dunque azione gol davvero incredibile con il Pescara che non riesce a concretizzare e il punteggio rimane fermo sull'1-1. Tutto questo al 23esimo, la linea a terra Antonello Brughini. E poco fa il Novara poteva addirittura trovare il gol dello Pettinari 0-3. Pettinari per il vantaggio del Pescara al minuto 36. Esplode lo stadio Adriatico, Pescara 2, Avellino 1, a te la linea. A Pescara il 40esimo, dunque la formazione abruzzese è in vantaggio per 2-1 sull'Avellino. Il gol del sorpasso lo ha trovato l'11 di Zeman al minuto 36 con Pettinari a seguito di un batti e ribatti in area, il suggerimento di Del Sole al centro dell'area con Pettinari che si è fatto trovare libero proprio nel cuore dell'area di rigore a mettere di piatto di destro sul secondo palo. Nulla da fare per il portiere Radu. Un minuto dopo poi con l'Avellino sbilanciato in avanti alla ricerca del pari, subito un contropiede di Del Sole appena entrato in campo al posto di Benali, un suggerimento per vie centrali per Mancuso che si è presentato solo davanti a Radu, è stato bravo il numero 1 Irpino a uscire e a bloccare il pallone. Siamo al 41esimo e 30 secondi di gioco, Pescara 2, Avellino 1, la linea va a termine. Pochi secondi al termine, attacchi disperati dell'Avellino, 30 secondi dei 5 di recupero assegnati, il pallone al centro dell'area, salta Castaldo, stoppa il pallone di petto, non riesce a servire un suo compagno. Il pallone però carambola all'interno dell'area, attenzione, esce Fiorillo, blocca in due tempi, ultime chance per i biancoverdi che sono sotto di un gol, conduce il Pescara per 2-1 grazie al gol del sorpasso di Pettinari maturato al 36esimo del secondo tempo. Il precedentemente aveva realizzato il vantaggio l'Avellino al 22esimo della prima parte di gara con Bidaoui, il pari per il Pescara con Mancuso, il 2-1 invece di Pettinari come detto. Comunque continua a venire in avanti l'Avellino, break del Pescara, attenzione, siamo nel cerchio di centrocampo, Palazzi per Brugman, al centro il pallone ancora per Pettinari, troppo profondo, blocca Radu, fa viaggiare ancora i suoi compagni di squadra, ci sarà un extra time perché c'è stato un giocatore a terra, ancora 30 secondi, si gioca, l'arbitro mette il fischietto in bocca, tutto da vedere come andrà a accadere, ci sarà, cosa accadrà, ci sarà adesso un fallo laterale per l'Avellino vicino la bandierina del calcio d'angolo, salgono in molti anche Kresic, Swagger, D'Angelo, Di Tacchio, tutto l'Avellino all'interno dell'area, il pallone termina in rete ma l'arbitro aveva già fischiato un calcio di punizione per il Pescara, era gioco fermo, quindi c'era stata una spinta all'interno dell'area di rigore, aveva già fermato il gioco, non ce ne eravamo accorti di questo, pensavamo che il pallone fosse carambolato in porta, invece l'arbitro aveva già fischiato abbondantemente il gioco fermo. Va al rinvio il portiere Fiorillo, sale il Pescara, cerca di guadagnare metri per evitare l'Avellino che possa venire in avanti, in questo momento l'arbitro fischia la fine del match, partita bellissima, incredibile, soprattutto nel secondo tempo ha vinto il Pescara per 2-1 e sale ulteriormente in classifica e la linea va allo studio.